Festival Internazionale di Poesia di Milano, siamo in compagnia di Antonella Cavallo. La prima domanda che mi piacerebbe farle è come nasce l'idea di Ascolto Storie d'Amore Gratis. Allora, intanto è un progetto che nasce tre anni fa circa, e l'ispirazione parte dall'Uruguay, quindi parte da lontano. Per le strade delle città ci sono dei punti di ascolto dove la gente si incontra per parlare. Ci sono delle persone che hanno difficoltà ad esprimere i loro sentimenti e ci sono delle persone che magari si affidano, perlomeno si affidavano tempo fa, a qualcuno che potesse scrivere una lettera d'amore per loro che non erano in grado di farlo. Quindi nasce tutto dai tempi antichi ed arriva qua a Milano grazie a questa idea di Milton Fernandez, che è l'organizzatore del festival. La differenza tra l'uomo e la donna che si siede a raccontare la storia, nell'uomo c'è un po' più di pudore rispetto che per la donna, forse perché magari si ha un po' paura dei sentimenti, di esprimere i sentimenti, però poi riuscendo a convincerli un attimo, anche loro si lasciano andare e raccontano delle storie dolcissime. Il bello è comunque riuscire a instaurare un rapporto con la persona che hai di fronte, cioè se ha una storia d'amore da raccontare, che sia andata a buon fine, che sia una storia felice oppure che sia una storia triste, comunque l'amore c'entra sempre, perché l'amore può essere fonte di gioia come fonte di dolore, in ogni caso qualche cosa si impara sempre, quindi è sempre bello perché comunque le persone si lasciano andare, poi comunque quando crei un rapporto empatico diventa tutto più semplice. La cosa straordinaria, quella che noi abbiamo voluto, è che comunque non ci sia un seguito a queste storie, nel senso che le storie vengono proprio raccontate e poi non c'è qualcuno che le trascriva, quindi è un po' come se fosse la confidenza a una persona amica oppure alla persona che incontri per la strada, che poi sei certo che non la vedrai più, e quindi è più semplice raccontare le cose, no? Piuttosto che raccontare, non so, alla mamma, alla zia, alla sorella, magari si ha un po' di pudore, mentre invece con la persona sconosciuta ci si lascia un po' andare, un po' come quando si fanno i viaggi. A me piace molto viaggiare. Secondo me se uno viaggia da solo ha più la possibilità di entrare a contatto con le persone del luogo.